come avete scelto, vi faccio vedere dei solitari. Ovviamente vi faccio vedere solo la fascia più costosa, i diamanti che hanno un prezzo più elevato, perché altrimenti ne abbiamo tanti e sarebbe difficile farveli vedere tutti e tutti i modelli. Li ho divisi in due gruppi, quelli in oro rosa e quelli in oro bianco, in modo che ognuno ha il suo gruppo di preferenza. Partiamo con questo modello qui. Questo modello, appunto, è in oro rosa 18 carati, con 0,60 di pietra centrale e 0,25 di pietre laterali totali. Guardate che bello, comunque un 0,60 è poco più di mezzo carato, ma già fa la sua figura. Passiamo a un modello superiore, passiamo a una pietra da 0,72. Questa pietra, come vedete, è quadrata. Cioè, taglio Princess, il famosissimo taglio che usa Tiffany, che usa in tutte le quasi tutti i suoi solitari, sempre in oro rosa. Le griff sono in oro bianco. Guardate che bello anche questo. Indossato. Un altro solitario. Saliamo ancora più di livello. Un carato e 0,1, quindi passiamo proprio la fascia del carato su pietra unica, in oro rosa 18 carati e sempre griff in oro bianco. Taglio diamante rotondo, il classico taglio brillante. E qui, ecco qua, che meraviglia. Sfido chiunque a dire che non è un bell'anello. Quest'altro anello invece ha la pietra più grande, è un carato e 23 centrale più altri 0,23 carati laterali, sempre in oro rosa 18 carati. Questo è un modello un po' particolare, però devo dire che chi è interessato a pietre così grandi, insomma, solitamente cerca anche qualcosa di originale. Però noi guardiamo la pietra, poi la montatura non è un problema.